Imprenditori, insegnanti, volontari, psicoterapeuti, disegnatrici. È molto variegata la lista dalle chiacchiere alle soluzioni che presenta Maria Cristina Nardone come candidato a sindaco a Palazzo Cavallo. In lista molti giovani e una nutrita presenza femminile. Nessuno di noi ha avuto appartenenze politiche passate, siamo cittadini comuni, ciascuno con le proprie capacità, con le proprie caratteristiche, con i propri talenti, quello che a me piace molto spesso usare questa parola, perché noi vorremmo mettere i nostri talenti a disposizione. Ci sono persone che sono molto brave ad occuparsi di sociale, ci sono persone che si occupano di imprenditoria, di finanziamento, di aiuti alle aziende, alle persone. Siamo una lista con molta attenzione al welfare, perché secondo la mia opinione il welfare comunque siamo tutti noi. Abbiamo nella mission del nostro statuto una cosa particolare, che è quella che bisogna dare lavoro a donne con bassa scolarizzazione, cerchiamo almeno di farlo chiaramente nella parità di genere, che sono oggi come oggi una donna di 40 anni che ha la terza media o 45 ed è separata con un figlio è fuori dal mercato del lavoro. Per quanto riguarda il capitolo anziani, che è un capitolo complesso e vastissimo, siamo fermamente convinti che andranno incrementati i servizi di assistenza domiciliare. C'è la possibilità di farlo, lo dovremo fare, soprattutto a tutela di tutti quegli anziani che non solo vivono in situazioni di disagio fisico o psichico, ma anche di disagio socio-economico, e oggi purtroppo sono tanti. Vediamo anche un pochino l'altra faccia della medaglia. Noi abbiamo fortunatamente anche tanti anziani che, fortunatamente lo sottolineo, vivono condizioni di salute piuttosto buone o magari anche una condizione socio-economica piuttosto serena. Io mi ricordo tanti anni fa si parlava di nonno di quartiere. Allora perché no? Perché non pensare a queste persone come una forza attiva e come una risorsa importante per la nostra comunità? I diritti delle persone, diciamo, delle fasce più deboli, questo sarà il tuo contributo alla lista Nardone? Sì, certo, penso che sia una cosa importante e adeguata per le persone che hanno bisogno di essere aiutate, perché tutti quanti hanno il diritto di andare nei posti che preferiscono. Mi riferisco allo stadio, mi riferisco in chiesa, capisco che in chiesa ci sono le scale, ma troveremo il sistema per far passare chi ha bisogno di andare in chiesa, e non solo lo stadio, il cinema e tutti quanti i luoghi che poi tutti sappiamo, inutile stare a discutere.